Eccoci in compagnia del dottor Gido Lopana, dentista in Taranto, eh, per una rubrica eh, che fa crescere l'interesse dei nostri telespettatori e sicuramente fa crescere anche la mia capacità di districarmi di in una materia ehm, non dico nuova, ma eh, dove eh, in qualche modo cerco eh, di arrivare ad una migliore preparazione così come dovrebbero fare un po' tutti i nostri telespettatori. Siamo tutti cercati. Te tendiamo tutti a migliorarci no? Inzitato, eh, nel nostro campo e negli altri campi. Eh. Il buon Alberto Manzi disse non è mai troppo tardi, noi, noi ci siamo arrivati insomma, in qualche modo. Allora Giri affrontiamo mh, questi argomenti che sono così importanti, ho subito una domanda da porti. Quando scatta poi eh, l'allarme che c'è qualcosa che non va e per cui bisognerà prima o poi immaginare eh, un apparecchio insomma? a volte i genitori stessi ci portano i bambini quando vedono, però a volte eh, la questione diventa più tecnica, perché mentre il genitore va a guardare più che altro il dentino storto, quello fuori posizione, noi in genere guardiamo più l'occlusione, che è la cosa fondamentale per quanto riguarda l'ortodonzia, cioè quella cosa per cui i bambini devono chiudere in maniera corretta chiudere nel senso la masticazione articolare, la articolare in maniera corretta, chiudere in maniera corretta la bocca, la bocca. quindi ehm, non è soltanto importante chiudere bene la bocca per quanto riguarda la masticazione non so, qualcuno mi diceva poi il cibo deve arrivare ben masticato nello stomaco e via discorrendo. Ma a volte sentivo parlare di cervicale, di problemi, insomma, l'apparato dentale è una macchina anche abbastanza complessa che si scarica, che scarica tensioni anche su altre parti del corpo, giusto? Fondamentalmente, è vero. Serve per poter avere i denti in posizione buona, per poter. Triturare bene il cibo, gli alimenti, però è anche vero che eh, è fondamentale il corretto posizionamento dell'articolazione della mandibola. Eh, noi non dobbiamo vedere la bocca scollegata con tutto il resto, dobbiamo sì. vedere la bocca nel contesto dell'organismo, per cui un buon funzionamento dell'articolazione temporomandibolare comporta un benessere da parte di tutto l'organismo, un maggiore rilassamento muscolare che si ripercuote in tutte le attività quotidiane di una persona e che poi si porterà eh, in maniera corretta negli anni, quando diventerà adulto. Ecco, infatti, ehm, quindi risulta vero che ehm, magari chi soffre di cervicale mh, può derivare addirittura dai denti? La maggior parte dei problemi cervicali deriva, deriva da, un, da una disfunzione dell'articolazione temporomandibolare. Ma quindi, eh, Tutto questo eh, invece fatto in età eh, giusta, quindi ritorniamo ai nostri nove anni, eh, se lo avessimo fatto magari, eh, avrebbe, mh, ci avrebbe risparmiato qualche sofferenza da grandi. Insomma. Sicuramente sì, ma il fine dell'ortodonzia è proprio quello non tanto addrizzare il dentino eh che no, pure è importante ecco però mh, dare una vita adulta a un uh, bambino che sia quanto migliore possibile. Certo, invece noi siamo fissati come genitori, come mamma e papà, eh, siamo fissati ehm, di aggiustare eh, l'allineamento del dente, insomma magari il dentino storto come dicevi. Ma si vedono le cose macroscopiche, giustamente, eh, del resto non è che si pre possa pretendere, dobbiamo essere noi a, a, a erudire i genitori e spiegargli le problematiche del bambino. Senti, ehm, Gidio, ti è mai capitato di fare un corso ai genitori? No, no, no. no eh? però sarebbe bella questa sì, cosa. Sarebbe eh. divertente, estremamente eh. divertente. E anche sarebbe giusto perché eh. il genitore è, il, è la prima persona che controlla il bambino che guarda in bocca in tenera età. Per cui è la persona più indicata per, uh, più dal medico di famiglia o del pediatra sì. uh, di poter uh, osservare, avere una prima diciamo in farinatura per poter eh. poi eh, anche portarlo al dentista in maniera più consapevole consape esattamente, eh. esattamente eh. con maggiori cognizioni di causa certo certo, certo. Eh, e tra l'altro magari avviare anche una fase di preparazione eh, rispetto alla figura del dentista che non è l'omone col camice che ti conficcherà qualche eh, cric o grimaldello nella bocca a, a questo proposito sono, normalmente sono i genitori che fanno terrorizzare eh, i bambini vabbè. che sono per lo più hanno loro avuti traumi eh. da infantili che poi ecco perché come ho detto prima i bambini cerchiamo di toccarli il meno possibile certo. e solo quando è indispensabile eh. Cioè, magari c'è il detto ricorrente, non ti faccio venire il lupo, ti porto dal dentista. Porto dal dentista. <ride> <ride> abbiamo una, una, bella, una bella fama. Eh, infatti, infatti. Abbiamo più di qualche fama, vero? Eh, visto, visto. Allora, senti Egidio, allora, molto interessante questa. Ehm, infatti, sapevo che saremmo entrati in un ciclo di eh, battute, di, di trasmissioni, di puntate, di argomenti soprattutto estremamente interessanti, eh, questo dei bambini particolarmente. Io lo approfondirei in una prossima puntata. Eh, quindi, per il momento, io saluterei i nostri telespettatori, ehm, facciamo una raccomandazione, insomma, la pillola di saggezza rivolta a ai genitori che cosa possiamo raccomandare direi di non essere apprensivi e eh, quello che si può fare a sette anni lo si può fare con maggiore tranquillità anche a nove non c'è fretta i ragazzi una volta presi in cura eh, li portiamo avanti fino al cambio completo della dentizione che avviene intorno ai 13 anni per cui è inutile stressarli da troppo piccoli eh, avranno modo di si ha lo stesso il tempo di poterli correggere senza stressarli troppo. Benissimo. Allora, ti ringraziamo per queste pillole di saggezza. Sono importantissime, sono sicuro che susciteranno l'attenzione dei nostri telespettatori. Eh, tra l'altro, tu dicevi giustamente in apertura ehm, che eh, c'è un'attenzione maggiore oggigiorno rispetto a quello che era... La figura del dentista nel passato. Quindi i genitori sono molto più preparati e magari ecco, io le chiamo pillole di saggezza, possono servire a chiarire degli scenari che magari non lo sono troppo, giusto? Certo, certo, certo. No, ma ehm, sono quelle piccole cose che ti aiutano eh, ad avere una, un, giusto, un giusto rapporto anche con, con il dentista. Benissimo. ma qui ce l'avete le macchinine per giocare? No, veramente no, però ci possiamo attrezzare. Perfetto, grazie Gide Lopane, alla prossima puntata Cresce l'interesse e grazie soprattutto alla tua competenza e rendici giustizia di queste poche, ma, um, come ti devo dire, incompetenze, insomma. No, eh? oh, ci mancherebbe altro, anzi, 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 sei stato proprio bravo a spiegare un attimino tutto, sei quasi professionale. <ride> Mi hai dato dell'impreparato, ricordo. <ride> Grazie, alla prossima. Rimandato, solo rimandato, non impreparato.